Gli amici a quattro zampe aiutano nei prelievi. L'iniziativa arriva dall'ambulatorio Narsing di Lipunti ed è stata presentata nei giorni scorsi nella borgata di Sassari. Il progetto consiste nell'accompagnare il bambino o comunque le persone che hanno disagio nel poter fare il prelievo, cercando di dargli una forma di aiuto in modo che non viva lo stress del prelievo in sé. Il cane diventa allora anche ausilio terapeutico e non solo, animale da compagnia, grazie alla sinergia con il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari, che ha preparato gli animali. Viene preparato nell'arco appunto della sua vita, sia con facendogli conoscere tutta una serie di cose, quindi esperienze, ma anche dandogli delle competenze specifiche con particolari abilità anche diciamo di esercizio, cioè se i nostri cani sanno cosa vuol dire andare avanti, indietro, cosa vuol dire sopra, sotto, sanno fare moltissime cose. L'idea del Narsing nasce perché sono tante le persone che rifiutano i prelievi e che hanno la fobia del lago. Le motivazioni possono essere tante, possono essere dettate da alcuni traumi che la persona ha vissuto, da altri traumi transgenerazionali, quindi che passano da generazione in generazione, oppure anche dei pensieri un po' disfunzionali che non aiutano la persona a rendere al meglio in quel momento lì.